Il 29 febbraio il colosso del tessile Brioni, con sede a Penne, proprio in Abruzzo, annuncia un esubero di 400 posti di lavoro e scatta una mobilitazione. Da un lato ci sono i lavoratori preoccupati del loro destino, poi ci sono i sindacati e anche la regione Abruzzo, che lo definisce un caso nazionale. Da qui si apre un tavolo istituzionale che viene chiesto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, che è atteso per il 16 marzo. E allora, nell'attesa, vediamo quello che è successo da questo 29 febbraio fino ad oggi, tutte quelle che sono state le azioni messe in atto e quelle che sono ovviamente le proposte, con quattro ospiti studio. Iniziamo da Giuseppe Mauro, economista, benvenuto. Buonasera. Accanto a lui c'è Domenico Ronca, Filctem CGL, benvenuto. Grazie, buonasera. E poi Leonardo D'Addazio, Femca CISL, benvenuto. Buonasera, grazie. Luca Pierzante, Wiltech Will, benvenuto anche a lui. Grazie, buonasera. Allora, quello che è successo è che abbiamo provato a ricostruire la storia della Brioni dal suo avvio e soprattutto quelle che sono state le fasi economiche, quelle che hanno visto tantissimi posti di lavoro, una crescita anche nel fatturato e quella che è stata l'espansione fino ad arrivare poi a questo marzo 2016. Guardiamo. Nel 2000 la Brioni era arrivata ad avere 1500 dipendenti, un anno di crescita e forte sviluppo per il brand del tessile, che dal 1945 si è distinto per qualità, artigianato di primissima serie e illustri personaggi del cinema e della politica internazionale come Barack Obama e James Bond. I guai sono iniziati nel 2009, come hanno spiegato i rappresentanti sindacali, l'introduzione degli ammortizzatori sociali e poi un susseguirsi di annunciati tagli e proteste dei lavoratori. Il 2011, nonostante una crescita del 16,5%, si era chiuso con una perdita ingente, oltre 15 milioni di euro, a cui si era aggiunta anche la necessità di coprire quella del 2010 di poco oltre gli 11 milioni di euro, il tutto coperto grazie all'utilizzo della riserva speciale. A causare la perdita, nonostante un 2011 che era stata l'insegna del segno più per il lusso, era stata la profonda revisione delle valutazioni delle rimanenze dovute alla chiusura della linea donna e una rivisitazione delle linee in generale. Da questo era scaturito un abbattimento della recuperabilità di molti prodotti finiti e delle materie prime. Nel 2012 la società passa nelle mani francesi, è la Kering a controllarla e l'obiettivo è l'espansione della distribuzione e il ringiovanimento del marchio, indirizzato ad accaparrarsi la fascia 35-45. Sono gli 850 sarti di penne a mettere in mostra l'eccellenza del know-how made in Italy. È Francesco Pesci, l'amministratore delegato, che annuncia un nuovo showroom milanese e la partecipazione alle sfilate. Secondo la D, una ricerca commissionata ha dimostrato che il marchio Brioni negli Stati Uniti e in Giappone raggiunge una brand equity superiore a Hermès, la definisce brand gioiello e parla di investimenti insufficienti in comunicazione e visibilità fisica. I ricavi intanto toccano i 350 milioni nel 2012 e si pensa già a una crescita per il 2014. Resta un nodo da superare, quello dell'Europa centrale, che non tira. Nel frattempo sono presenti 37 monomarca di proprietà, più 47 in franchising, e in Cina altri 16, e si pensa ad aumentare quelli presenti negli Stati Uniti, in Russia e nelle repubbliche ex-URSS. L'Europa resta un cortile di casa dove non si vede crescita per i successivi 5-10 anni, secondo le previsioni. Nel 2014 viene annunciato un nuovo amministratore delegato, Gianluca Flore, 6 anni condotti in bottega veneta, prima come presidente della divisione Stati Uniti e poi come responsabile della distribuzione mondiale. Il bilancio Brioni 2013 indica che il marchio è tornato in utile dopo gli anni di perdite, nonostante la riduzione di fatturato da 103 a 93 milioni di euro. La Kering infatti aveva rilevato Brioni nel 2012 e la Maison aveva rimborsato, anticipatamente a metà anno, il residuo dei finanziamenti accesi negli anni e nel 2013 ha approvato un progetto piattaforma unica distributiva logistica. Arriviamo ora al marzo 2016, quando la società francese annuncia un esubero di 400 unità sul personale. Si tratta di un terzo dei lavoratori totali e dopo la manifestazione che ha visto scendere in piazza 1000 dipendenti della società, la regione Abruzzo lo definisce caso nazionale e convoca un incontro con il Mise con l'ambizione di far tornare sui suoi passi il colosso tessile e impedire così di distruggere l'intera economia del territorio. E adesso si aprono i tavoli istituzionali. La Brioni non deve morire, forza ragazze, facciamoci sentire. La Brioni non deve morire, forza ragazze, facciamoci sentire.
sentire. Questo è un po' il resoconto di quello che è successo anche a livello economico, perché voi conoscete la società talmente bene che avete visto tutti i passaggi, e la cosa sorprendente è che intanto la Brioni viene posizionata nel settore del superlusso per costo e per produzione. Quindi si parla di qualcosa che supera davvero, dicevate, anche Armani. Tre volte, sì, Domenico. Sì, la Brioni è unica nel suo genere. È in realtà una sartoria organizzata in modo industriale. È un prodotto fatto interamente a mano, dove però la fase di lavorazione, un lavoratore segue una sola fase di lavorazione. Per capire, il sarto fa il vestito dall'inizio alla fine e segue tutte le fasi lavorative. Alla Brioni si fa la stessa cosa, soltanto che la lavoratrice che fa l'asola fa solo l'asola e si specializza in modo assoluto sull'asola. Chi fa taglio fa solo taglio, ma lo fa a mano. Chi fa le parti staccate, questa è, per cui è un prodotto che regge se mantiene il livello di qualità elevatissimo, come è stato fino a ieri, e se mantiene quelle produzioni e quei quantitativi. Perché se uno di questi due meccanismi salta, il prodotto cambia e cambia nicchia di mercato. Finora, all'acquisizione di Kering, PPR si chiamava prima, era riuscita a reggere questa unicità. Oggi è andata in crisi perché scelte sbagliate, come diceva anche il servizio, hanno messo in discussione questa unicità che deve mantenere. Quali sono le scelte sbagliate? Cercate di far capire anche qual è stato il passaggio che ha portato alla condizione di oggi. Tre questioni in modo particolare. La prima, il fatto che gli investimenti della nuova proprietà sono stati indirizzati soltanto sulla rete commerciale e nulla invece sulla rete produttiva, che è la parte sostanziale del prodotto Brioni, che ha un'altra unicità. È l'unico prodotto di eccellenza che viene fatto interamente nella fabbrica, perché gli altri sono fatti da aziende fasoniste. Questo è il primo. Il secondo è che si sono scelti mercati anche geopoliticamente pericolosi, perché si è investiti molto sulla Russia e la situazione geopolitica della Cecenia e della Russia già all'epoca si sapeva che fosse, insomma. Così come bisognava capire che il mercato cinese, che cresceva col 14% all'epoca, non poteva rimanere con questi livelli di crescita, come probabilmente il professor Mauro ci insegnerà. E poi c'è un'altra questione, c'è il fatto che si è scelto di puntare sulla, da una parte, automazione del prodotto, che è ucciderlo, e dall'altra... Automazione, spiegate per chi fa sartoria di alto livello che vuol dire. Cioè, invece di tagliare il vestito a mano, di tagliarlo con le macchine, invece di fare l'asola con il puntino, con il a mano, direttamente lo fai fare a una macchina. Questo è obiettivo, abbassare i costi. Obiettivo abbassare i costi, che però incidono sul prodotto Brioni per una percentuale molto bassa. Questo è un errore profondo. Io a Pino Mauro volevo chiedere un'analisi di questo, perché lui ha scritto anche un saggio di marketing nel quale faceva un esempio proprio della Brioni, cercando di spiegare anche qual era stata la fortuna e anche la strategia di marketing che l'aveva portata ad essere un emblema del superlusso. Sì, certo, le cose dette prima in un certo senso confermano quanto poi il servizio ha rappresentato. Io penso che, io avverto probabilmente due contraddizioni, ovviamente non sono all'interno dell'azienda, per cui mi riesce difficile poter spiegare fino in fondo quanto è accaduto. La prima spiegazione consiste nel fatto che probabilmente ci sono stati errori di strategia di mercato. Nella valutazione dei paesi dove la Brioni intendeva estendersi, nell'articolazione dei prodotti, quindi si è verificato un eccesso probabilmente di produzione in particolari settori particolarmente esposti alla concorrenza internazionale. Il secondo paradosso, che questo è veramente un paradosso, che se noi vediamo, analizziamo quello che è l'andamento dell'alta moda, all'interno inseriamo anche Brioni, noi verifichiamo che la crisi del tessile abbigliamento è una crisi che è così marcatamente presente nei settori medio-bassi.
Questo avviene a livello nazionale come avviene a livello internazionale. Dovrebbe escludere la Brioni. Quindi, la Brioni, che è un prodotto di eccellenza, chiaramente questo caso induce a una riflessione molto attenta. Io vorrei aggiungere un'altra considerazione che forse va al di là del caso. È un caso nazionale, ma anche un caso regionale. È anche un caso regionale perché ho visto qualche dato in generale e mi sono accorto che le esportazioni della provincia di Pescara, dove di tessere l'abbigliamento, dove il culo appunto è la Brioni, rappresentavano fino a pochi anni fa il 32%, cioè un terzo dell'export pescarese era dovuto al tessere l'abbigliamento e quindi in particolare a questo distretto. No? Al centro c'era la Brioni. Oggi viceversa l'incidenza è praticamente intorno al 10%. Quindi vuol dire che c'è stato un progressivo deterioramento della situazione che probabilmente in questa fase così particolare di crisi generale, di crisi finanziaria, è stato trascurato. Leonardo da Dazio, oltre a essere rappresentante sindacale per la CISL, è anche un componente di quelli che sono ovviamente i lavoratori. E proprio per entrare nel dettaglio, perché quello che non si riesce a capire è come un brand così importante, e voi veramente avete spiegato bene quello che significa, intanto si parla di persone che da generazioni si tramandano questo lavoro. Quindi, ha detto, io per primo sono figlio di uno che lavorava alla Brioni, quindi io sono cresciuto con quell'aria, la respiro e ci vivo. Avete fatto alcune osservazioni dicendo, per aumentare, perché qui si parla di commesse, alla fine la conclusione è che loro parlano di 400 esuberi dovuti a un calo delle commesse. L'idea è questa: se si deve automatizzare non si va a toccare il marchio Brioni, che significa? Il discorso è, innanzitutto, quando ho visto le immagini, ho visto anche dei modelli che noi facciamo da sempre, ho letto Nomentano, ho letto Palatino, sono dei modelli classici che noi vendiamo da anni. Io sono lì dal 2000, quei prodotti sono stati sempre venduti. Adesso, con le scelte che si sono fatte negli anni, purtroppo abbiamo perso una fetta di quel mercato. In Brioni non ha mai avuto un direttore creativo. Quando ha scelto di prendere il direttore creativo, ha cercato di esplorare dei nuovi mercati che attualmente, che precedentemente, su cui non entrava. Per quanto riguarda questa situazione, però, poteva essere affrontata in maniera diversa. È vero, sì, la parte sartoriale riguarda una nicchia, tant'è che Brioni non ha mai avuto necessità di fare pubblicità, perché chi indossava Brioni lo indossava in maniera esclusiva, non aveva bisogno che anche altri vestissero Brioni. Il discorso che noi facciamo, e l'abbiamo fatto anche in un comunicato congiunto, è che siccome ci sono queste professionalità in questa zona, la zona Vestina, come nelle Marche ci sono le professionalità che fanno scarpe, da noi la professionalità è che facciamo vestiti. Allora questa professionalità si potrebbe reinvestire anche su prodotti magari diversi come stile, ma che comunque diano lavoro a questi lavoratori, a questi dipendenti, perché noi quello che facciamo, per esempio, a mano lo possiamo fare velocizzandolo attraverso una riqualificazione e cercando di prendere altri volumi. Sul comunicato infatti abbiamo scritto che Brioni si deve impegnare a cercare volumi per Roma Style, perché Brioni è la parte amministrativa commerciale, Roma Style è la parte produttiva, quindi Brioni si potrebbe impegnare sia all'interno che all'esterno del gruppo Kering, dico, per cercare del lavoro, per far aumentare i volumi e consentire una crescita organica di questi volumi e cercare di recuperare queste professionalità che altrimenti vanno disperse. Noi nel nostro territorio non è che abbiamo altre alternative, anche se in altri territori fuori dall'Abruzzo queste professionalità sono ricercate, ma chiedere di emigrare a queste persone così legate al territorio diventa complicato e il nostro territorio perderebbe un'eccellenza che invece ne fa da sempre il simbolo di questo territorio.
Luca Pierzante, voi proprio nel corso della manifestazione che abbiamo visto nelle immagini avete avuto un incontro davanti a Giovanni Lolli, che è l'assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo e anche la proprietà di Brioni. In quell'occasione si è cercato di far incontrare un po' quella che era la richiesta, quindi la necessità di non togliere lavoro a 400 persone, anche perché poi da lì si sarebbe avuto un calo ulteriore per quanto riguarda anche la produttività di Brioni. Che cosa avete ottenuto in quell'incontro? Cosa hanno detto loro e cosa avete detto voi? Noi abbiamo detto che la cosa che ripetiamo, diciamo, lo slogan della CGIL, CISL, UIL al tavolo di trattative, e non solo, che non possono pagare i 400 lavoratori, è solo esclusivamente loro, per quello che dicevano prima i miei colleghi, delle scelte sbagliate. Potremmo anche usare termini un po' più forti, tipo scellerate. Dall'altro, ci stiamo impegnando un attimino per cercare di capire, attraverso anche le istituzioni, quindi la Regione, il Vice Governatore Lolli e adesso al Ministero, il 16, per cercare un attimino di fare un percorso che ci permetta di ridurre questi numeri e di cercare di affrontarli appunto in un modo completamente diverso rispetto a come vorrebbe farlo l'azienda, come ce l'ha propinato l'azienda il 29 di febbraio, ricordando che non è partita la procedura di mobilità. Ma quindi questa è una buona notizia intanto. È una buona notizia, non è partita, e volevano in questi giorni farla partire, e una delle cose che abbiamo ottenuto al tavolo regionale è stata che appunto fino a quando non avessimo varcato la soglia del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, unilateralmente l'azienda non avrebbe fatto alcunché. Io volevo solo dire una cosa rispetto a quello che ho detto prima ai miei colleghi, è che praticamente noi, è vero, paghiamo lo scotto sul marchio e sul capo formale, perché poi alla fine si sta parlando soprattutto di capo formale, quindi di alta qualità, lei diceva extra lusso, alta moda. E i dati italiani sono positivi per il lusso, per l'extra lusso e per l'alta moda. L'unica azienda che segnala dei negativi pazzeschi è la Brioni. Lo fa sia nel formale, che praticamente è il fiore all'occhiello dell'azienda ed è il fiore all'occhiello dell'Italia in tutto il mondo, quindi James Bond, Obama e gli altri, ma queste perdite le ha anche negli altri siti, nello sportswear, quello a Montebello, più o meno alle stesse perdite, il 45-50%. Quindi probabilmente non è solo il formale che non va, ma è proprio la strategia completa del gruppo. È probabilmente anche un tipo di lavorazione che in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni, è cambiata e non fa sì che il cliente finale acquisti un capo Brioni al costo che ha, che merita il capo Brioni, o che meritava il capo Brioni, rispetto a quello che hanno gli altri marchi e gli altri tipi di vestiti. Non si vede perché comprare una giacca a Brioni 3.000 euro quando è possibile comprarla ad un terzo, ad un quinto, Armani, un altro tipo di giacca che più o meno con questo tipo di lavorazione, questo tipo di uscita di prodotto anche costa. Allora, poi parleremo anche della storia dei fasonisti, perché questa è un'altra differenza che Brioni sottolinea spesso. Questa manifestazione non è stata presa sotto gamba perché proprio il vicepresidente della regione Giovanni Lolli, che è assessore alle attività produttive, ha voluto sottolineare quello che era un intervento immediato, perché in realtà non è la prima vertenza che si apre in Abruzzo, non è la prima volta che un importante comparto si mette in difficoltà, ma la cosa più importante è che il tessile rientrava proprio nei piani sui quali puntare per la regione Abruzzo, ed ecco perché ha dichiarato un caso nazionale Giovanni Lolli. Allora vediamo quelle che sono state le sue dichiarazioni. Nel giorno dell'annunciata manifestazione dei lavoratori della Brioni, scesi in piazza per gridare di non essere licenziati, la Regione Abruzzo muove già il proprio piano per la salvezza. E ancora una volta Giovanni Lolli, assessore alle attività produttive, a tentare l'accordo con il Ministero. Ancora una volta perché, come spiega, in Abruzzo sono ben 81 le vertenze come quelle della Brioni. Il cammino è il seguente: intanto li ho convocati subito, oggi, perché bisognava dare la sensazione e l'idea che, insomma, di fronte a una cosa di questo genere nessuno di noi se la prendeva comoda. Ovviamente è una questione nazionale, quindi io adesso annuncerò all'incontro il tavolo nazionale che è stato già convocato e da me richiesto a Roma con l'azienda. E dopodiché noi adesso dovremo sentire che piano industriale ha l'azienda e anche noi mettere a disposizione tutti gli strumenti che possiamo mettere a disposizione.
Io devo dire a tutti, non sarà facile, è una delle vertenze difficili questa qui, però noi di vertenze, io ne ho seguite 80, anzi 81, alcune di queste sono andate a buon fine. Mai si sarebbe aspettato una notizia di questo genere da un marchio leader del tessile come la Brioni di Penne, simbolo del Made in Italy, più specializzato e apprezzato nel mondo. Il tessile infatti rientra nei comparti sui quali la regione ha investito speranze e piani. Ci sono delle attività che appartengono, che hanno un valore in più per il fatto di essere attività di eccellenza, per le quali, insomma, sulle quali noi scommettiamo per il futuro. Noi abbiamo fatto la scelta nella strategia S3 dell'Abruzzo, cioè la strategia di specializzazione intelligente, di inserire il tessile non a caso come uno degli assi strategici, ma noi pensiamo a quale tessile, certo non più al Conto Terzi in Fason che si faceva qualche anno fa, contiamo di che ci sia qui l'eccellenza, l'alta gamma, ma se proprio Brioni e Canali, cioè le due strutture di maggiore di più alta gamma che ci sono, non in Abruzzo, io direi proprio in Italia, cominciano a cedere, allora il problema diventa serio. Che ne pensate? Insomma, lui ha mobilitato tutto dicendo che bisogna occuparsene subito. Noi ringraziamo il vicepresidente Lolli, ringraziamo la giunta, credo che insomma abbiamo fatto una scelta giusta, anche se devo dire questa manifestazione è stata sostenuta da un'intera popolazione, quindi insomma. Però vorrei sommessamente ricordare che il tessile è stato recuperato in una logica di sviluppo, perché abbiamo fatto una manifestazione, una iniziativa chiedendo questo, perché in un primo tempo era stata esclusa a Penne nel dicembre del 2014, quindi voglio dire, anche queste cose vanno credo ricordate, perché dopodiché ringraziamo la giunta per l'amor di Dio, no? Perché questo? Perché se questa giunta e giustamente parla di un'idea di sviluppo sostenibile, di acquisire una strategia sullo sviluppo sostenibile, come non tener conto di uno degli elementi fondamentali che noi abbiamo? Noi abbiamo grandi potenzialità sul territorio, parliamo di zona Vestina ma complessivamente di provincia di Pescara, in un territorio per un terzo protetto, fragile, una industria come quella tessile, che è un'industria al più basso impatto ambientale, che non ha emissioni, non è energivora, ha bisogno di poca energia, non produce scarti pericolosi, che ha una manodopera qualificata, perché la presenza in quel territorio, in modo particolare per una questione culturale, di storia, come vogliamo, di donne soprattutto, che è un altro elemento, un'industria, una occupazione femminile che è un'altra delle priorità di questa nazione e di questa regione, che ha grandi capacità manuali e non si trova in altri territori. C'è una presenza di infrastrutture, soprattutto di aziende, di opifici industriali dismessi ma che sono funzionanti e che sono a norma. Se quindi questo ragionamento, che rimane teorico, non poi coinvolge il fatto che per fare questa scelta poi devi avere in mente un'idea di sviluppo e devi orientare anche le risorse, e non solo quelle economiche, finalizzarle. Io volevo chiedere a Giuseppe Mauro una... Loro dicono, allora facciamo questo ragionamento: noi abbiamo del personale altamente specializzato che nasce qui, perché la Brioni è anche una scuola, quindi comunque non è un caso che si trovino tutti nell'area Vestina a saper fare quest'arte sartoriale così precisa. Anziché, dice, sono ricercati ovunque, per la specializzazione che ha ognuno di loro potrebbe andare a lavorare ovunque ma non vuole lasciare il territorio. Perché non pensare a fare degli accordi per il quale i grandi marchi fasonisti, perché insomma la maggior parte dei marchi non produce come fa la Brioni, si fanno tagliare i capi, arrivano e poi dopo insomma è un'altra lavorazione, perché non fare degli accordi che portino investimenti alla Brioni per farlo? Cioè, questo è un ragionamento? Questo mi sembra un ragionamento perseguibile, secondo me, anzi direi che è un ragionamento che può avere i piedi per camminare, perché io faccio pochissime riflessioni. La questione del tessile abbigliamento, lo dico non per polemica, viene denunciata da moltissimo tempo. Io anche qui vorrei portare un dato che mi sembra significativo di come bisogna puntare sul tessile. Noi eravamo come esportazioni regionali sui 700-800 milioni di euro. Da quando è scoppiata la crisi ad oggi siamo scesi circa il 60%. Il tessile e l'abbigliamento rappresentava il quarto settore dopo le grandi imprese produttive di
grande competitività, oggi è il decimo se non vado errato. Stessa cosa avviene per Pescara, che in maniera più accentuata per Pescara, tenuto conto che Pescara non ha una vocazione esportativa molto accentuata come ce l'hanno le altre grandi imprese del Chietino. Quindi io credo che far disperdere un patrimonio di eccellenze, di creatività, di formazione professionale sia veramente un danno enorme, ma non solo per i lavoratori, questo è il punto, ma per l'intera regione. Per l'intera regione, perché significa cancellare competenze, significa cancellare una cultura manufatturiera che è fondamentale per lo sviluppo di questa regione, e poi riposizionare il tessile e l'abbigliamento su livelli elevati, che rappresentava uno dei fiori all'occhiello di questa regione. Queste debbono essere le strategie su cui puntare. All'interno di queste strategie, il master plan, no? Di cui tanto si parla, pare che si parli di circa oltre 1 miliardo di euro, ecco, all'interno un posto di primo piano a questo settore secondo me va ricercato, ma su livelli, ripeto ancora una volta, non medio-bassi, ma su livelli di eccellenza. Io dico, ma ci siamo resi conto cosa possa significare per la regione la perdita di 400 posti di lavoro, no? È un impoverimento di natura competitiva da un lato e di natura poi economica, no, dall'altro lato. Per tutto l'indotto che si crea. Ci fermiamo per una piccolissima pausa, poi nella seconda parte invece vedremo quella che è stata un'interpellanza parlamentare alla quale a rispondere c'era il ministro Maria Elena Boschi. A tra poco. Continuiamo a parlare del rischio per 400 lavoratori della Brioni, perché si è parlato di esuberi. Sul caso è intervenuto anche l'onorevole di Sella Gianni Melilla con una interpellanza parlamentare per chiedere, come detto, l'intervento del governo. E in questo caso a rispondere c'è stata proprio il ministro Maria Elena Boschi. Ascoltiamo. Istituzionali rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi ha facoltà di rispondere, prego. Grazie Presidente. Come è noto anche all'onorevole interrogante, sicuramente l'attenzione da parte del Governo e del Ministero dello Sviluppo Economico in particolare è stata sicuramente massima rispetto alle molte crisi aziendali che purtroppo ci sono state e tuttora ci sono nel nostro Paese a causa della crisi economica, e in questi 2 anni di attività del Governo sono state risolte positivamente circa 80 crisi aziendali, salvaguardando 23.000 posti di lavoro, quindi sicuramente l'impegno è costante e, come ha sottolineato anche l'onorevole interrogante nel quesito scritto che ha presentato, la task force presente al Ministero dello Sviluppo Economico è composta da personalità di grande competenza specifica in questo settore. E semestralmente il Ministero dello Sviluppo Economico aggiorna sul proprio sito web anche i dati che consentono a tutti i cittadini di poter conoscere il lavoro che viene fatto e purtroppo le crisi aziendali che ancora restano aperte. Sicuramente siamo d'accordo con l'onorevole interrogante, sono ancora troppe le persone che rischiano il proprio posto di lavoro, quindi sicuramente il Governo è altrettanto impegnato rispetto alle situazioni ancora da risolvere. Con riguardo nello specifico all'azienda Brioni, è stato convocato un tavolo da parte del MISE con i vari stakeholders proprio per cercare di individuare delle proposte e delle soluzioni, e già è in atto un'interlocuzione anche con la regione Abruzzo. Proprio in queste ore il management dell'azienda sta incontrando l'assessore regionale della regione Abruzzo per le attività produttive e ovviamente c'è uno stretto contatto, confronto e aggiornamento anche con il governo. Al momento ci risulta l'intenzione dell'azienda di mantenere tutti e 4 i siti produttivi in Abruzzo, ma ci sono delle verifiche e degli approfondimenti in corso proprio per verificare l'eventuale riduzione invece della capacità produttiva di questi siti. Ovviamente fin da adesso possiamo rassicurare circa l'impegno del Governo per fare tutto ciò che è necessario a salvaguardare da un lato i livelli occupazionali e dall'altro una realtà produttiva molto importante non soltanto per l'Abruzzo ma per tutti
tutto il nostro Paese, anche in relazione alle grandi tradizioni sartoriali, alla qualità del lavoro e del prodotto che effettivamente ha caratterizzato l'attività di quell'azienda e tuttora la caratterizza. Commenti. Sinceramente voglio legare prima, voglio dire una cosa su quello che dicevano prima i miei colleghi. Me la voglio cavare con una battuta, dicendo che qualsiasi marchio verrebbe a produrre da noi il suo prodotto avrebbe un solo rischio, e questo lo dico con un po' di presunzione: aumentare la qualità del suo prodotto, perché abbiamo la presunzione di dire che siamo i migliori in questo campo, senza problemi. E poi vorrei dire, prima di parlare dell'intervento, delle dichiarazioni della ministra Boschi, vorrei dire che Kering, il nostro gruppo, si riempie di solito la bocca di sostenibilità sociale e ambientale, quindi il discorso che faceva Ronca sulla sostenibilità ambientale vorrei legare alla sostenibilità sociale. Una parte del proprio fatturato Kering la reinveste sulla sostenibilità ambientale e sociale, e quindi nonostante dal 2009 a oggi il gruppo Brioni ha perso 275 posti di lavoro, senza considerare le altre 54 che ha perso nell'Emilia Romagna, la sostenibilità sociale viene meno. Anche commentiamo perché un attimo quello che ha detto il ministro Boschi, lo dico, ha detto che la volontà di mantenere tutti e quattro i punti. Allora, i quattro punti, per essere corretti, sono tre in Abruzzo e uno in Lombardia, perché tre stabilimenti sono Penne, Montebello, Civitella, e l'altro è a Curno, in provincia di Bergamo. Certo, è bellissimo in 2 minuti e mezzo non dire nulla, perché più o meno. E poi vorrei dire che c'è anche un altro interpello di un'altra forza politica, e non sto qui a dire. Certo però che l'interesse da parte della politica a questo livello è una cosa positivissima, e portare queste cose in Parlamento sono il primo punto per attirare l'attenzione a un tavolo nazionale che altrimenti passerebbe come la notizia della vendita di Sergio Rossi, che è stata fatta sempre dal gruppo Kering, ma non c'è stata nessunissima manifestazione ed è passata sotto traccia. Perché? È passata sotto traccia perché nessuno ha evidenziato il problema. Come Comitato Aziendale Europeo l'abbiamo fatto presente più volte alla proprietà durante le riunioni, ma hanno cercato sempre di evadere e di non parlare di questo, tant'è che di questa vendita non si è parlato. Noi non vorremmo correre lo stesso rischio, e quindi in automatico. Un attimo, faccio dire a Pino Mauro quello che ha detto il ministro Boschi. Che ha detto? Vedremo, master plan. È una risposta, la classica risposta politica, cioè nel senso, c'è un tavolo, questo tavolo sta approfondendo il problema e la speranza, non stiamo lavorando affinché il problema si risolva, più o meno questa è la sintesi da parte del ministro. E non sono sorpresi della crisi, perché ce ne sono tanti. È la crisi che ha determinato questa. La crisi, però, io insisto nel dire che la crisi che è stata generata dal 2008 ad oggi non è una crisi che ha determinato una caduta dell'alta moto. Tutt'altro, se noi andiamo a vedere gli indici di bilancio. E perché allora la Brioni vive una debolezza quando il settore del lusso non la vive? Io dicevo prima che probabilmente ci sono stati grossi errori nel campo della strategia di marketing, ad esempio, errori anche per quanto riguarda il numero dei prodotti che si è voluto immettere sul mercato, affiancando all'abito tradizionale, grande abito Brioni, altre cose, dove probabilmente c'è una concorrenza molto più forte, molto più agguerrita. Quindi io, in sintesi, secondo me qui c'è bisogno di lavorare sulla Brioni senza correre un po', affinché ci siano gli investimenti necessari. Ma ha senso in una logica di marketing andare a investire su una fascia 35-45 quando loro hanno vissuto sempre del 45 in su, certo, e gli ha creato veramente un fatturato enorme, calcolando che poi il 35-45 non ha la disponibilità economica di chi supera i 45. Che logica è di non strategia? Solo, ma qui siamo una fascia anagrafica dove i cambiamenti nello stile dei consumi è repentino, e quindi chiaramente stende anche ad allontanare da certi marchi che costano molto alla ricerca di marchi che costano meno, mentre, come giustamente sottolineava prima, dall'altra fascia anagrafica è quella che ha rappresentato la grande crescita della Brioni. Noi tra i nomi citati dimentichiamo sempre Cary Grant, no? Che è stato il grande attore americano che
uno che ha lanciato anche il marchio. Quindi il punto è proprio questo, secondo me qui occorrono investimenti, grossi investimenti, che non debbono partire necessariamente dalla produzione, anzi la produzione andrebbe rafforzata per la qualità che è stata detta sinora, ma viceversa andrebbe rivisitata la strategia di marketing e eventualmente la chiusura. Loro che anche lavorano dicono: noi dobbiamo produrre, noi produciamo tante novità, abbiamo immesso delle novità nel mercato, che succede? Che il classico come il Nomentano e quell'altro lo produciamo da allora ad oggi, di quelle novità quante ne continuate a produrre? Allora, i campionari che sono stati fatti negli ultimi anni hanno prodotto delle vendite quasi vicino allo zero, mentre i prodotti classici, parlavo di Palatino, Nomentano, ma ci sono diversi modelli classici che continuiamo a produrli, continuiamo a vendere. Quindi forse la scelta strategica che è stata fatta con l'acquisizione del direttore, la presa del direttore creativo come Mulan, non ha portato i benefici che loro si aspettavano. Secondo me si paga anche un po' di inesperienza in questo campo da parte di Kering, della proprietà, che non ha all'interno del suo gruppo un'azienda come la Brioni, perché la Brioni è l'unica, come dicevano i miei colleghi, che produce internamente il suo prodotto. Mi avete fatto un esempio di una valigia 24 ore da 25.000 sì, esatto. euro. Esposta, l'ho vista esposta non a Via Condotti ma all'altra, Via Barberini. Via Barberini, tant'è che pensavo fosse 2.500, invece era 25.000. Però mi faccia dire l'esempio una cosa. Qual era di quello? Facciamo capire un attimo queste cose importanti. Perché ha sottolineato quella valigia che costava 25.000 euro? Perché Brioni quella produce non produce. Perché quella valigia non è fatta da Brioni. Quella valigia costa 25.000 euro perché c'è Brioni scritto. Quindi la nicchia di mercato di Brioni è una nicchia di, tra l'altro importantissima, perché è una nicchia di mercato perché il 90% viene esportata, si mantiene solo se risponde a quelle caratteristiche, a quelle richieste di un prodotto che è di nicchia, ma siccome a livello internazionale sui grandi numeri può arrivare a fare 50, 60, 70 mila capi. Però siccome adesso il problema è come ne usciamo, io voglio essere insomma positivo, allora io faccio questa come dire, considerazione. La Boschi è un ministro importante di questo governo, poi le valutazioni valgono poco. E allora io voglio sperare che l'intervento della Boschi, in questi termini, anche non dicendo nulla, significa che il governo, il ministero, il MISE, il Ministero delle Attività Produttive, abbia assunto questa come priorità nazionale e mi sta bene. Il problema è un altro. Il problema è che questo è un governo che manca di una visione strategica del ruolo dell'industria in questo paese e noi non siamo più in grado di seguire le vertenze. La settimana prossima ci sono tre riunioni al Ministero, c'è la Brioni il 16, il CIR il 17, il 21 la Solvè. Non possiamo più inseguire i processi di crisi in questo modo se non abbiamo una visione strategica che ci dica quali sono le prospettive sulla Brioni, e chiudo qui. Noi abbiamo bisogno di una strategia che ha tre tempi, una per risolvere l'emergenza, una che stabilisca il medio termine qual è, se rientriamo nella logica che diceva il professor Mauro, cioè di scegliere questo come settore di sviluppo perché sta all'interno di una logica di sviluppo sostenibile, e il terzo è la prospettiva. Io devo salvaguardare adesso 200 anziché 300 anziché 100 lavoratori per un periodo, perché adesso non c'è questa produzione, ma io devo sapere che fine fanno, perché la lavoratrice, parliamo di donne, che sta più vicino alla pensione adesso, ha 17 anni davanti, perché tra l'altro, altra crudeltà in questo paese è accaduta, si sono accorciati i tempi per gli ammortizzatori sociali in una situazione di crisi spaventosa e si sono allungati i tempi della pensione, e nel frattempo che fanno? Ha parlato anche di avere delle prospettive. Io questa cosa la voglio chiedere a Giuseppe Mauro. Prima della vendita a Kering, loro ricordano ovviamente tutti, ci sono stati degli altri imprenditori che hanno fatto una visita alla Brioni. Loro avevano chiare tutte queste cose perché producevano, sapevano quali erano i modelli che andavano a occhi chiusi, quelli che venivano disegnati, proposti e rimanevano lì, sapevano anche quella che era l'artigianalità, sapevano quanti marchi dell'alta moda italiana non vengono prodotti e quindi vengono fatti fare da altri e poi uniti da altre parti, fasonisti. Ecco, la Kering è francese, benissimo. Loro si ricordano perfettamente che tra le varie passeggiate alla Brioni c'è stato un imprenditore italiano che
che la prima cosa che ha detto qual è stata? Per far capire anche qual è ormai il ragionamento dell'imprenditore, parlando di Made in Italy. Il primo ragionamento che è stato fatto dall'imprenditore che si è fatto questa passeggiata è stato di dire: ma questi prodotti non li possiamo fare esternamente, cioè con le Fason, così abbassiamo i costi di lavoro. E la risposta, almeno in quei giorni, da parte della proprietà è stata quella di dire: beh, allora evidentemente non si è capito dove si è entrati, perché il marchio Brioni e il prodotto Brioni è fatto e dà quella nicchia di mercato, perché fatto tutto a mano, fatto tutto internamente, a quella qualità, altrimenti non ha ragione di esistere. Raccontate qual è il ricarico che fa un marchio dell'alta moda quando voi producete e gli mandate il vestito? Nella maggior parte dei casi i marchi di alta moda al massimo internamente fanno il campionario e la produzione non la fanno dentro, o altrimenti fanno il disegno e il taglio e arriva alle Fason già tagliato, con dei costi, cioè dei pagamenti verso le Fason irrisori, che sono un decimo o un quinto al massimo del prezzo finale. Mentre il prodotto Brioni, stiamo parlando di 400 fasi su 13 reparti, con un vestito che passa di mano almeno a 300 persone. Un'altra cosa che mi avete spiegato prima è la differenza che fa Brioni nel farlo. Ha visto addosso l'immagine, nomentano, nemmeno a farlo apposta. Sì, allora, nella foto che c'era di Pierce Brosnan si vede il sarto che gli sta costruendo addosso il vestito, d'accordo? Mi avete fatto un esempio: se io voglio fare una giacca per Domenico, sì, io gliela cucio addosso, sì, ok? Qual è la differenza? Perché poi Leonardo taglia, quindi comunque, sì, questa cosa la fa personalmente. Se per caso Pierce Brosnan ha una spalla diversa da un'altra? Noi tecnicamente la chiamiamo la destra bassa, perché di solito, o sinistra bassa, ma generalmente un uomo ha la destra leggermente più bassa della sinistra. E anche in maniera impercettibile noi andiamo a lavorare anche lì, quindi noi facciamo la spalla più bassa anche se fosse di mezzo centimetro più basso. Dietro, il dietro della schiena, quindi della giacca, è preciso, non dico al millimetro, anche meno, perché se il filo fosse più piccolo di un millimetro, quindi mezzo millimetro o decimi di millimetro, noi lo facciamo preciso a quel livello. Quel tipo di sartoria la ritroviamo solo nella nostra azienda. Cioè, è giusto che loro potrebbero produrre per qualsiasi marchio? Ma questo mi sembra abbastanza evidente. Dalle cose che sto sentendo per la storia della Brioni, credo che questo sia un caso di eccellenza forse unico, non solo a livello nazionale ma a livello mondiale. Cioè neanche i grandi marchi ancora lavorano con questo tipo. Tra l'altro, no? Un'altra cosa, dite per Obama quanto quello che facevate? No, era per Mubarak. Mubarak. Ecco, Mubarak diciamo che riusciva attraverso i suoi ordini annuali a farci lavorare una giornata tutti i dipendenti, perché chiedeva talmente tanti vestiti durante l'anno, 200? Che, sì, circa 200, che riuscivano quindi a farci vivere una giornata di lavoro. Come si fa a perdere questo? Beh, in un momento del genere. In un momento del genere, io ripeto, è un fatto questo che avrà ripercussioni profonde su tutta la regione. Io mi auguro che non avvenga una cosa del genere, lo dico con la massima sincerità. Ma secondo lei i francesi che hanno acquisito la Brioni possono davvero non vedere questo e non trovare un canale? Perché succede molto spesso che quando noi parliamo di ristrutturazione aziendale, quando parliamo di rivisitare, sempre si parte dal personale. Sempre si parte dal settore produttivo. Questo è la ristrutturazione, quando si sente parlare, significa essenzialmente questo, cioè cassa integrazione, mobilità, licenziamenti e così via. E non viceversa la ricerca delle cause reali che hanno determinato questa situazione. Questo, a mio avviso, dovrebbe essere trasmesso in maniera molto... Questa unicità è fondamentale per il mercato. Secondo loro un altro errore che è stato fatto dall'amministrazione è stato... Secondo quello... me l'errore è l'ampliamento della produzione, esatto, dei prodotti. Questo è l'errore. No, della produzione. Lo sport, questo, il problema è proprio lì. Il problema è proprio lì. Io non sono un tecnico, cioè... però penso che sia stato questo. No, il problema è proprio lì. Perché se Kering arriva e non conosce come si lavora in Brioni, fa quello che fanno le altre aziende, e quindi si è creato anche una serie di nuove zone, nuovi settori di cui la Brioni negli anni non ha mai avuto bisogno. La forza della Brioni è stata sempre la produzione, e invece negli anni chi ha pagato dal 2009 a oggi è stata prevalentemente la produzione. Cioè produrre di meno per guadagnare di più, concentrarsi su un solo prodotto.
E in realtà loro, producendo di meno, guadagnerebbero di più, perché hanno differenziato troppo. Certo. Loro parlavano... Se noi riusciamo oggi... Queste sfilate, ci spiegate bene che cosa significano in quella che è stata la tradizione Brioni? Perché comunque e non... Quella fascia ragazza che lo parlava prima. Allora, il problema è questo. Lì c'è stata una sorta... Abbiamo detto che insomma, l'intervento del investitore straniero, se da una parte ha salvato, perché la situazione era grave, dall'altra ha avuto un momento di impaccio rispetto alla comprensione del problema. E c'è stata quasi una sorta di rincorsa a un giusto e necessario ammodernamento del prodotto, ma inseguendo un modello che assolutamente era al di fuori, come si diceva prima, cioè se vendi la giacca, fai la giacca per i film di 007 di James Bond, che è un target di personaggio che veste, non puoi pensare che il giorno dopo fai una giacca rossa bordeaux con... Però spiegatele queste immagini, perché uno poi non le capisce. Guarda, quella è una giacca stampata. È una giacca stampata che noi non abbiamo mai fatto, l'abbiamo fatto ultimamente. Tra l'altro ci mettiamo pure più tempo a produrla. E i risultati invece sono il contrario, perché non le vende, ne abbiamo vendute poche. La risposta da parte dell'azienda, molte volte ci dicevano come è andata la sfilata, la risposta ci dicevano è andata benissimo, però il problema è il però perché non si vende. Allora, io preferisco una sfilata bruttissima, esteticamente o a livello di fashion, ma che sia in grado di vendere, perché... Preferisco l'abito formale che abbiamo perché sempre per venduto. Voi questo non rappresenta Brioni? Perché il cliente Brioni non si ritrova in quei vestiti. Su questo tipo di fidelità, ma il problema delle sfilate è quello che ci sono alcune grandi griff, grandi marche, che fanno sfilate incredibili, eccezionali, ma la quantità della vendita è assolutamente diversa. Cioè la sfilata della... La domanda è quanti ne hanno venduti di quegli abiti che hanno fatto sfilare. Il problema è quello, quanti ne hanno venduti? Cioè noi abbiamo speso tante risorse a livello fisico, ma anche economico, per produrre dei capi che dopo non sono stati venduti, perché ne produci uno per farla sfilata e dopodiché in serie zero. Là è il problema. Serie non è Brioni. No, in serie nel momento in cui quel prodotto viene richiesto, va in produzione e noi lo facciamo, ma lo facciamo sempre manualmente e con tutti i passaggi che ci sono. Però, perché stampato non proprio un'idea che... Ma non è che non è un'idea buona, il problema è come risponde il mercato. Se lo facciamo stampato e il mercato non risponde, quindi non comprano. Ma evidentemente non ci dovrebbe essere uno, un analista che vede le tendenze prima di dire questo facciamo... Questo pensando io. Sarebbe opportuno conoscere anche i dati, no? Di questa produzione differenziata, per sapere dove sono i momenti di crisi. Se veramente questo tipo di produzione non regge il mercato e i motivi per cui non regge il mercato. Io li vedo solo nel momento in cui facciamo il campionario. Quando facciamo produzione io vedo l'abito classico che tagliamo quotidianamente. Il target è quello. E quindi vuol dire che tira, vuol dire che va. Quella parte sì, ma deve essere implementata. È assurdo, producendo di meno guadagnerebbero di più, concentrandosi su un solo prodotto, perché poi per fare questi altri abiti avete dovuto fare qualcosa di diverso, quindi comunque formare diversamente, perdere più tempo, perché come detto questo perché ci vuole di più a fare lo stampato? Perché è un prodotto che non abbiamo mai fatto, quindi avremo bisogno di riqualificazione. Non è detto che noi non lo vogliamo fare, noi siamo pronti a fare qualsiasi tipo di prodotto, ci mancherebbe altro, per salvare i posti di lavoro. Se noi non riusciamo più ad essere autosufficienti col nostro prodotto, noi siamo pronti a riqualificarci e a diversificare la nostra produzione. Non è quello il problema. Il problema è trovare un prodotto che riusciamo a vendere, perché altrimenti... Le leggi di mercato sono semplici, l'economista lo sa benissimo. Appunto, all'economista chiedo, prima non si va a vedere qual è la fetta di mercato e qual è la richiesta e poi si produce? Perché fanno delle cose che poi non compra nessuno? Infatti è una delle contraddizioni che sono state, che sono emerse, mi pare. No, no, ma la cosa da dire è questa. La cosa è questa. Quando noi abbiamo detto, se tu investi tutto nell'apertura dei negozi e quindi rivendicavamo investimenti produttivi, significa anche quello. Io non bisogno neanche dire che prodotto deve fare Brioni, non è un mio mestiere, faccio un altro mestiere. Ma il problema è questo, adesso ci dobbiamo domandare se la Brioni
che in questo modo, dicendo 400, vuol dire che si vuole ritagliare questa nicchia, rimane con 30.000 e non si vuole muovere, e noi diciamo di no perché è una tragedia per l'intero territorio, è in condizioni, ha le capacità e vuole investire, perché il rilancio produttivo con un abito anziché con 10 euro, questo non lo so, lo vedremo. Se vuole investire per rilanciare il marchio, ci sono le condizioni per farlo? Secondo me sì, perché comunque quella nicchia di mercato, se la diffondiamo a livello internazionale, e Brioni ha questa capacità, e ha un mercato numericamente importante, prima ho sentito in serie che dice c'era questa, questa. La unicità di Brioni è che produce un numero enorme di abiti artigianali, di abiti sartoriali, ne può fare 1000, cosa che le altre non hanno. Luca Pierzante, volevo chiedere, voi quando andrete al tavolo il 16 marzo avrete ovviamente il ministro, si chiederà un intervento, ecco, qual è il vostro piano? Quello di chiedere che cosa? Per salvare quei 400 posti non basta avere una cifra di denaro, perché si deve parlare di proiezione, cioè facciamo ripartire la Brioni, torneremo magari ai 1500 posti di lavoro. Che può fare la Brioni secondo voi? Che cosa potete chiedere? Io però vorrei tornare un attimo, un secondo solo, su quello che hanno detto i miei colleghi. Noi dobbiamo però non perdere mai di vista che senza Kering o PPR Brioni sarebbe morta nel 2012. Questo è chiaro. Quello che deve essere ancora più chiaro è che quando Kering è venuto, o PPR è venuto a comprare o a rilevare i debiti fatti dalla precedente gestione, e hanno salvato 1250 posti, anzi 1350 posti, 1400 posti di lavoro, poi piano piano abbiamo perso, diceva Mario Leonardo benissimo, chi era in azienda doveva far capire chi era in azienda, chi lasciava? No, chi stava dentro, perché è rimasto dentro, doveva far capire a chi comprava, come funzionava. L'ha detto benissimo Leonardo prima. Non hanno capito che azienda hanno comprato. Hanno fatto un investimento, non hanno capito l'azienda. Chi c'era doveva fare questo. E se oggi ci troviamo qui è perché queste persone non hanno fatto capire chi era Brioni. Ma l'hanno retto il confronto? Si sono confrontate? Hanno chiesto secondo voi? Secondo me no. Kering intendo. Secondo me hanno provato anche a parlare, a capire, però probabilmente non si sono capiti. Uno parlava francese, uno parlava italiano e quindi non si sono capite. Purtroppo oggi viviamo questo dramma, che è un dramma di 400 tagli di posti di lavoro, tutto quello che ci siamo sempre detti, ma è un dramma dentro le famiglie, perché ci sono famiglie che adesso sono distrutte, a prescindere dal monoreddito, ma sono famiglie che adesso stanno vivendo dei drammi all'interno delle proprie famiglie, con i figli, con i mariti, con le mogli, a seconda poi dopo delle... Perché oltre a tutto tutto il comparto vestino, quindi commercio e tutto il resto. Quello che chiediamo al governo non lo so, perché se il ministro è questo, il buongiorno se si vede dal mattino è un mattino un pochettino buio. Bisogna chiedere qualcosa che poi faccia vivere di vita propria la Brioni. Sì, no? Però questo dipende anche dal piano industriale che verrà presentato dall'azienda e da tutto quello voi che poi non lo bisogna... conoscete, vero? Assolutamente no. Non vi dicono niente. No, ci hanno detto che ce lo daranno subito dopo l'incontro al ministero, però comunque anche lì poi è un percorso da costruire, e il problema è che aprendo, come dicevamo prima, oggi non siamo in presenza di una procedura di mobilità, ma aprendo una procedura di mobilità, poi abbiamo i tempi contingentati, 5 giorni. E con un piano industriale importante, perché un piano industriale importante deve essere, perché un rilancio di 3-5 anni, come ci hanno detto, prevede praticamente uno studio approfondito e una disamina approfondita. E con una procedura come mannaia sulla testa, praticamente ci porterà anche a avere, a correre, a fare nottate per poi dopo vedere che cosa riusciamo a... Perché anche qui poi dopo il governo deve intervenire, la regione deve intervenire, quindi 75 giorni volano. Certo. E bisogna, secondo me, se mi è consentito, far capire che il caso Brioni non è soltanto un caso aziendale, coinvolge solo i lavoratori di penne, non coinvolge solo un settore, ma coinvolge l'intero tessuto produttivo, soprattutto della provincia di Pescara. Ieri sono stati pubblicati, mi sia consentito questo piccolo accenno, sono stati pubblicati i dati Istat relativi alle province abruzzesi in un anno, quindi 2015-2014, la provincia di Pescara, dal momento in cui è scoppiata la crisi, ha perso 16.000 posti di lavoro. Ora, all'interno di questo mosaico ci sarà pure un po' di nero, per carità, no? E quindi non sono proprio 16.000, però
il dato di per sé stesso è un dato decisamente negativo. Questa grande riflessione va fatta, secondo me, va fatta perché Brioni, ripeto, rappresenta soprattutto eccellenza, qualità e competitività del nostro territorio. Ma veramente quando un'azienda parla di 400 esuberi bisogna pensare che l'azienda si preoccupa che poi il comparto, il territorio ne soffre? No, questo no, l'azienda non si comporta. Perché in realtà forse è lì piuttosto che dirgli... Il mio appello è verso la politica ovviamente, non è solo di natura. Bisogna dargli un qualcosa che gli faccia capire che poi avrà un buon investimento, perché non è che l'azienda si preoccupa che c'è un comparto... Assolutamente, assolutamente. Insomma, non è una Ollus come dicono per tante altre cose. Io... A me è ben chiaro quello che dobbiamo chiedere, poi se ci riusciamo noi un altro paio di mani. Noi dobbiamo chiedere tre cose alla Brioni e due cose alle istituzioni, al governo. Le tre cose che dobbiamo chiedere alla Brioni è prima di tutto quello che stiamo chiedendo da più di due anni, il piano industriale. Noi non possiamo parlare di esuberi se non abbiamo un piano industriale. Un piano industriale che ci dica... Non c'è quali... o non ve lo facciano vedere? No, non c'è, non esiste, non hanno idea di cosa sia un piano industriale. Il piano industriale articolato... Un piano industriale, non due paginette, che ci dica quali appunto produzioni, quali sono gli obiettivi occupazionali e gli obiettivi di produzione, quali sono i mercati, cioè un piano industriale serio, degno di questo nome. Solo dopo la presentazione del piano industriale possiamo discutere se di esuberi. Dopodiché dobbiamo chiedere, una volta che stabiliamo che un piano industriale di rilancio significa che l'orso ci sono 1100 posti di lavoro e non 1260, la forbice tra l'attuale occupazione e quella che si determinerà se viene a coce, se poi si discute, come la intende risolvere la proprietà? Se vuole per esempio fare qui un prodotto che non fa, tipo la maglia, la cinta, la scarpa. Quindi, e terza cosa, di investire per recuperare anche quello che ha già investito, perché altrimenti perde tutto, di continuare a investire sul territorio e di riconoscere la posizione strategica della Brioni nel marchio. Due istituzioni. Allora dobbiamo chiedere. La prima è di mettere in piedi tutte le iniziative e quindi di allocare risorse, perché se ci sarà bisogno di avere, dicevo prima, sei mesi di corsi di riqualificazione per 200 lavoratori, bisogna vedere se ci sono queste risorse e se sono, si possono recuperare. Quindi di scegliere questo come priorità assoluta della non solo regione ma del governo nazionale, è la cosa più importante e più di prospettiva, di studiare una strategia su industriale, su un'idea di sviluppo sostenibile fatta però non di chiacchiere ma di cose concrete. Noi se chiediamo queste cinque cose, se tutti quanti, non solo le organizzazioni sindacali ma i territori, e fino adesso abbiamo cominciato molto bene, il territorio risponde bene, le associazioni economiche, i sindaci, noi, allora l'appuntamento è mercoledì prossimo alle ore 10, alle ore 10 a Roma ci sarà questo incontro. Stiamo organizzando degli autobus, ci stiamo già attivando per mobilitarvi anche sì là. Per mobilitarci no, portiamo una delegazione. Noi puntiamo ad arrivare a 10 autobus come abbiamo fatto a Pescara, ne abbiamo portati 11 a Pescara. E diciamo che in quel periodo tutta la cittadinanza vestina, non solo di Penne, ci ha dato una mano anche in maniera economica, quindi fattivamente per la realizzazione dello sciopero, e speriamo tra che questa... tutti i sindaci dell'area vestina erano, erano presenti in là e si sono detti già disponibili a trovare le risorse. Comunque per la comunità è unita e questo sarà sì, anche i commercianti hanno esposto solidarietà nei nostri confronti, è arrivata la solidarietà da parte del Comitato Centrale Europeo di Kering, in Bottega Veneta. Allora noi facciamo in modo che poi se ne riparli, nel senso che dopo questo incontro cercheremo di parlarne, ovviamente certo, noi coinvolgeremo di nuovo anche Giuseppe Mauro, perché c'è da capire, loro devono presentare un piano industriale, loro se lo guarderanno, questi certo. 75 giorni, insomma c'è da capire quello che è l'intenzione e come affronteranno questa cosa, quindi io vi rinviterò proprio per vedere come andrà avanti la cosa. Per adesso io vi ringrazio, ringraziamo Luca Pierzante, Wooltech Will, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera. Leonardo D'Addazio, Femca CISL, grazie per essere stato con noi. Grazie, un appello, tutti a Roma il 16 marzo, vi aspettiamo a tutta la cittadinanza. Domenico Ronca, grazie per essere stato con noi della FILCTEM CGL. Grazie, grazie a voi. E ancora grazie a Giuseppe Mauro, economista. Grazie. Noi ovviamente torneremo a parlarne, perciò insomma l'appuntamento è sempre con Sei in Abruzzo. Arrivederci.